Marchigiani Marco, si richiede l'inibizione dello stesso per anni 4 e mesi 6 e l'ammenda di euro 70.000. Per Cabeccia Marco si richiede la squalifica per mesi 6 e l'ammenda di euro 30.000. Per Cenicola Enrico si chiede l'inibizione per mesi 6 e l'ammenda di euro 30.000. Per Campitelli Luciano si chiede l'inibizione per anni 5, unita alla preclusione, e l'ammenda di euro 80.000. Per Ninni Corda c'è una posizione sicuramente particolare, perché ritiene quest'ufficio che al signor Corda possano essere riconosciuti e applicati i benefici, ricorrono i presupposti e possono essere riconosciuti i benefici di quell'articolo 24, cioè della collaborazione. Per queste ragioni, si chiede per il signor Corda, previa applicazione dell'articolo 24 CGS, cioè dell'Istituto della Collaborazione, la squalifica per un anno e 3 mesi. Per Delle Piane Aldo si chiede l'inibizione per anni 5 più la preclusione e l'ammenda di euro 80.000. Per Di Giuseppe Marcello si chiede l'inibizione per anni 4 e 6 mesi e l'ammenda di euro 70.000. Per Di Lauro Fabio si chiede la squalifica per anni 2 e mesi 3 e l'ammenda di euro 40.000. Per Di Nicola Ercole si chiede l'applicazione dell'inibizione per anni 4 e mesi 10 e l'ammenda di euro 85.000. Per Matteini Davide si chiede la squalifica per anni 3 e mesi 6 e l'ammenda di euro 60.000. Per Pesce Giuliano si chiede l'inibizione per anni 4, mesi 6 e l'ammenda di euro 70.000. Per quanto riguarda le società sportive, la società L'Aquila Calcio, correlata alla posizione del proprio tesserato di Nicola, si chiede la penalizzazione di un punto in classifica, sempre da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, più l'ammenda per euro 40.000. Per la società Luparense San Paolo FC, già Atletico San Paolo Padova, collegata alla posizione del tesserato Matteini, si chiede la penalizzazione di un punto in classifica da scontare anch'esso nella stagione sportiva 2015-2016. Per la società Savona FBC SRL, collegata alla posizione del suo legale rappresentante delle Piane, oltre che alla posizione del soggetto di quell'articolo 1 bis, comma 5, Barghigiani, e ancora alla posizione dei tesserati Cabeccia e Cenicola, si chiede la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica, ovviamente con riferimento alla stagione sportiva appena conclusasi 2014-2015, più l'applicazione di 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza della stagione sportiva successiva 2015-2016, in aggiunta un'ammenda di euro 30.000. Infine, con riferimento alla società Teramo Calcio, collegata alla posizione del legale rappresentante Campitelli e del tesserato di Giuseppe, si chiede la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica della stagione ovviamente sportiva appena conclusasi 2014-2015, più 20 punti di penalizzazione nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015-2016.